Tondombándolo, tondomba, tondomba, tondombándolo, tondomba, 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 tondombándolo, tondomba, tondomba, without money, here without money, tonombándolo, tonomba, tonomba, tonombándolo, tonomba, 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 tonombándolo, tonomba, tonomba. Here without money, here without money, tondombándolo, tondomba, tondomba, tondombándolo, tondomba, 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 tonombándolo, tonomba, tonomba, here without money, here without money. Io sono disposto e pronto a venire in Italia e pagare quello che vogliono, basta che mi liberano, perché non sono, per me sono un uomo morto vivo e vivo morto, non c'è più senso di vivere, sto vivendo che per loro, per tranquillizzare mia sorella. Perché so il male di dove vivo. Magari ho ottenuto il divorzio per causa di questo. Che mia moglie non mi ha potuto più vedere, mi diceva in francese, va bon, je peux plus te voir, c'è des yeux come un diavolo. Mi sono mangiato tutti i milioni che avevo, mi hanno imbrogliato e sono ancora imbrogliato. Perché so il male di dove viene. Quella persona che l'ha fatto, che io mi immaginavo era un amico ed è un mago, quando io gli ho detto perché mi hai fatto questo, mi giurava che non avevo fatto niente. Poi 3 anni indietro lui è cascato malato e in clinica, come pensava che aveva un cancro ai polmoni, ha voluto dirmi la verità. Seduto nella sedia mi fa: Pierre, je veux te dire la vérité, je veux ma conscience tranquille devant Dieu, c'est moi qui ai fait ces écritures, mais je ne savais pas que tu portais tant de malheur. E io gli ho risposto, che Dio ti guarisce, e poi penserai a me. Mi ha trascinato per 1 anno per dirmi, j'ai pas trouvé la clé, non ho trovato la chiave per la tua guarigione. Si fa che andavo bene. Poi dal 91, per gelosia, hanno cominciato a farmi delle porcherie, come chiamiamole, si può dire? Magheria. E fino a oggi combatto con questa faccenda. Prima domanda, siete felici ora? Seconda domanda, avete goduto? Terza domanda, che colore è la vostra auto? Quarta domanda, che colore è il cielo? Quinta domanda, quando avete scordato Dio? Sesta domanda, stessa domanda, siete felici ora? Il tuo cane, il tuo piatto preferito, il cibo per il tuo cane. Altra domanda, scambi di coppia? Altra domanda, bambini su internet? Hai lavato le mani? Hai preso l'ascensore? Hai obbedito a te stesso? Stessa domanda? Siete felici ora?
È il lavoro che rende gli uomini liberi. Queste donne di quest'isola Stromboli sono delle streghe.
sono delle streghe, sì, delle vere streghe, e tradiscono i loro mariti, che sono a mare per lavoro, per la pesca, e fanno le magherie, le donne di quest'isola, me l'ha detto una mia amica, hanno imparato a volare, si mettono un unguento sul corpo e volano via, arrivano fino in Africa e si stendono con gli africani e poi tornano volando a casa e nessuno se ne accorge. Me l'ha detto una mia amica che quando i mariti poi tornano e portano il pesce sono felici di rivedere le mogli e non sanno che si sono sposati le streghe. Uomini cornuti. With my feet. この足で1998年10月28日 With my feet on the grass, この足で草の上ぬかるみの上を歩いて in this sunshine, この日差しの中洗濯物を干しに行ける幸せ to hang up the laundry. Thank you.
cercavo il tuo risveglio, felice come chi deve qualcosa al mondo, quel debito che ogni volta ci salva la vita. Era l'estate del 73 e il mondo intero esplodeva come una melagrana, mentre tu ed io vivevamo in quella casa di legno, circondata dai pini, senza soldi, mangiando pane e olive, bevendo anice, mangiando semi di girasole. Al mattino aspettavo il tuo risveglio, felice come chi deve qualcosa al mondo. Ben presto la conoscenza ci prese per mano ed imparammo a volare. Volavamo così in alto da scordarci l'oceano e le giornate, tutte le giornate, erano secchi colmi.